Cari videogiocatori e care videogiocatrici, ben ritrovati qui su GTA 3 per la settima parte. Prima di iniziare volevo ringraziarvi a tutti voi per esservi iscritti al mio canale. Piano piano il mio canale sta aumentando di, diciamo, di iscritti, di video e di commenti e quant'altro. Quindi grazie davvero. Adesso che sto registrando questo video di GTA 3, la settima parte, siamo arrivati a 358 iscritti e mi fa molto piacere, seppur è un risultato per molti piccolo, diciamo, considerando tutti gli altri canali che ci sono su YouTube, che sono infinitamente più grandi del mio. Ma mi fa piacere. Quindi grazie di tutto cuore. Allora, adesso possiamo anche iniziare. Prenderò la mia auto e andrò da O. O dalla nipponica, dalla giapponesina, oppure dal tizio del telefono. Io opterei più per Asuka. Andiamo da lei. Che è subito qui, tra l'altro. E voilà, boom. In cosa consisteva sta missione? Questa missione? Sotto sorveglianza. Non me la ricordo. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother, Kenji. I Ah think I sì, have a c'è little Kenji job for qui. you. But when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Ah, quindi non è ancora finita la mia vendetta contro la mafia. Devo fare ancora qualcos'altro. Allora, c'ho 7 minuti solo. Quest'auto qua ormai per me, per quel che mi riguarda, è mezza andata. Prenderei quella della mafia giapponese. La Yakuza, o Yakuza, se preferite. Allora, andiamo direttamente in uno di quei tre puntini verdi. Ah, uno è qui. Ma il mio obiettivo è eliminare i mafiosi. Allora, io dovrei avere ancora il fucile da cecchino? No, non ce l'ho, è vero. Cavoli. No, aspetta un secondo. Ho perso il... Ah, ok. Non sono messo benissimo, mi converrebbe comprare un giubbotto antiproiettili che me ne ero dimenticato l'altra volta. Essendo che ho giocato ultimamente a GTA 4, ho un attimo dimenticato i tasti del 3. Ho giocato più a GTA 4 e ho trascurato il 3, il terzo capitolo. Adesso voglio riprendere anche il terzo, un po' per portarmi almeno in pari con il quarto. Mi conviene prendere magari un po' di roba, eh? Ok, anche il fucile. Ho speso un po' di soldi che... Ho investito dei soldi più che altro. Tanto ne ho... Ah, intanto questi suonano perché vogliono la strada libera. Ok. Ci sono altre due postazioni dove ci sono i mafiosi. Vediamo un po' di eliminarli in tutta sicurezza, magari, senza rischiare più del dovuto. Aia. Chi è che sta sparando? Non volevo accappottarmi. Mi serve un mezzo qualsiasi, va bene, grazie. Stinger, la Stinger va benissimo anche. Ah, sono qui.
C'è anche la polizia però, eh. Allora magari mi metto. Dove sono? Non me li ricordo, ma i mafiosi. Ah, sono qua. Erano di sopra. Mi sta trivellando di colpi, quindi sono qui. Ah, sono lassù, bene. Non dovrebbero colpirmi da qui, sì. Pizzica, se sono... Quello lì. Chi è che sta sparando? È più lui quello... Ok, si sparano tra di loro. Ah. Non ho capito, va. Toh. Guardate lì come sono partiti a... Sì, voglio vedere, vedi qui. Quello è ancora vivo, mi sa. Boom. La testa gli ho fatto saltare. Ah, con tutta calma, perché tanto siete lì che... Sembrate dei bersagli viventi, proprio. Anzi, siete viventi. Non più viventi, adesso. Allora, lì ne è rimasto... Perché quello lì è ancora vivo? C'è un problema. Quello non dovrebbe essere vivo lì. Non riesco a capire il motivo. O è un bug. Cioè, ma non c'è niente lì. È per terra. E come lo colpisco? Vabbè. Lasciamo perdere per ora. Andiamo dagli altri. Forse è un bug che si risolverà. Cioè, non c'è nessuno, è l'uomo invisibile. Manca un minuto, non me ne ho accorto del tempo, ragazzi. Se no mi tocca rifare la missione. Questi sono qua di sotto, dove sono? No, non sono qui. Il furgone. Faccio anche saltare, lo so. Boom. Mi piacciono le esplosioni al mattino. Allora, quello là è ancora lì. Quindi o lo trovo adesso, ragazzi, oppure la missione è fallita, ma non per colpa mia. Tanto la macchina sta per esplodere. Piccoli dettagli. Torniamo lì al casino. Spero che si sia alzato, se no è game over qua. E ok, ragazzi, rieccomi qui. Allora, prima ero io che mi ero rimbecillito. Non era un bug del gioco, ma mi ero dimenticato che il tizio può essere ucciso solo salendo più in alto, perché non si vede da qui. Non me lo ricordavo. Quindi non era un bug, ma colpa mia. Vabbè, adesso qui dovrei vederlo, infatti mi sta tentando di crivellarmi. Ciao. Tutti possono essere uccisi da lì, dal sotto, tranne che lui, toh. Con una cavolata, no? Ah, adesso posso anche fare le missioni di Kenji. Visto che sono qui, perché non fare le missioni del fratellino? Guardate lì che il suo casino com'è enorme. Non se la passa male Kenji. A fior fior di quattrini. Ma facciamo una sua missione, dai. La fuga di Kambu. Mr. Kenji? Arigato. Though I'm yet to be convinced that a Gaijin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Konnichiwa. Dai, prendiamo... devo rubare un'auto della polizia. È una cosa un po' più complicata delle classiche missioni.
Potrebbe finire male, eh. L'auto della polizia, devo rubarla, ma se vado lì... Intanto cerchiamo un'auto. Comunque, no? Stavo notando, giocando a GTA 4, che qui le auto sono più reattive. Riesco a frenare prima e meglio. Invece nel 4 sbando di più, vado a sbattere contro le auto. Intanto ho trovato l'auto della polizia. Ok. In teoria il poliziotto... No, non mi segue il poliziotto. Dovrebbe inseguirmi il poliziotto. Ho sbagliato. È scappato. Sono stato io che sono andato troppo avanti. Mi serve un'auto della polizia. Comunque vai, continuando. Trovo più reattivo il 3 per le auto. Sbando meno, frenano prima. Sterzano prima, meglio. Vedete, anche se vado veloce, subito che sterzano. Beh, adesso sono andato io a sbattere perché mi sono trovato quello davanti. Comunque mi trovo meglio qui nel 3 con le auto. Cioè, vedete, vado alla massima velocità, della massima velocità e frena subito. Invece nel 4 sarei già andato a sbattere contro quel palazzo. Contro quell'edificio. Va bene, cerchiamo l'auto della polizia. Lasciamo perdere tutto il resto. Cerchiamo la police. Se la trovo... Non voglio fare tutta la puntata a girovagare per le strade di Liberty. Eccola lì. Mi basta andarci addosso per far incazzare la polizia. Tum, scusi. No, non l'ha... Non m'ha cagato il poliziotto. Tum. Cioè, ma... Ah, no, neanche. Ecco, vado piano, sì. Ok, quello lì. Bene. L'ha investito. Vai. Installa una bomba su una macchina. La bomba deve andare fino ad 8 balle fin laggiù. Là è un po' pericoloso per me, tornare là. O ce l'ha anche qui il suo servizio? Non me lo ricordo. Mamma mia, la smog. No. No, però non voglio demolire l'auto già così, ragazzi. Ma io non ho... Ma c'ho due stelle, ecco perché. Porca miseria. Ah, era lì Ottoba, ok. Il problema è quello, che adesso io sono nella cacchina, ho due stelline. L'auto non è ben messa, mi stanno sparando i colombiani. Mannaggia anche a loro. Devo sperare che l'auto non venga distrutta. Ah, c'è il paint spray. Non le tocco le... Non tocca le auto, dice, ok. Quindi niente. Non me la rimette a posto, vero? Oh sì, non mi ricordo se anche il... No, infatti, non la rimette a posto. Allora, se prende due colpi quest'auto... Ecco, già un colpo l'ha ripreso. Un altro colpo e finirà... Esploderà prima ancora della bomba. Ah. Ok. No, c'ho ancora le cose, giusto? Sì, che rompono le balle. No, vado nel paint spray. Non mi rompono più le scatole. Ok. No, la mia auto. No, non è la mia. Dov'è la mia? Eccola qua. Adesso non devo fare nessun incidente. Non devo farmi sparare da nessuno. Devo stare attento ai colombiani. Ma forse entrando di là no. Di qua non ci sono i colombiani.
Bene, bene, bene. Tutto sta volgendo a mio favore alla fine. Ah, sono già arrivato. E qui... cosa? Lui? Il tizio che devo liberare? Non mi ricordo. Come ci si va qua dentro? Piano. Ah, forse essendo della polizia. Ah, ecco, posso passare adesso. Essendo un finto poliziotto. Ok, a me basta solo andare qui e liberarlo. Levati. Sono qui. Che cavolo dice l'onore? Che onore? Hai perso l'onore. Ma se sono qui, era per prendere un'auto, eh. Vabbè, ritorno al paint spray e poi cambio l'auto. Questa è solo un'auto di... Dal cavolo si usciva? Da dove cavolo? Ah, di qua. Hai perso l'onore. Ma se sono qui. Ah, la... forse è meglio prendere già questa. Almeno posso cambiarlo. La Sentinel. Io non ho fatto niente, eh. Sono esplosi da solo. Da sole le auto. Polizia scema. Dai, 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 muoviti, 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 muoviti. Claude, vai nel paint spray. Cura. Cioè, azzera le stellette, non cura. È alto il livello, della... Qui dentro, qui dentro. Ui, così. Cioè, ma tutta me. Pure i colombiani ci si mettono di mezzo. Muoviti. Sperando che prenda la Sentinel, ma credo di sì, non la Sentinel. Sì. Perché non è una macchina della polizia. Voilà. Ce l'ho fatta. Certo che far evadere un detenuto non è una cosa da poco. Effettivamente le stelle aumentano di... quanti erano? 3? Non ho guardato. Comunque è già una cosa un po' più rischiosa rispetto a rubare l'auto della polizia, diciamo. Voilà, t'ho portato Cambo, come si chiamava? Non mi ricordo. Yaku Dojo. Dojo Club. Ah, 30.000. Quasi quasi. Allora, prima vado magari a salvare. A casa casetta, vai magari un attimo. Dopo ste 3 missioncine. Non so dov'è la cura qui, non mi ricordo come... Dov'era l'ospedale? Forse l'ospedale era in giù. Non me lo ricordo. In ogni isola c'è l'ospedale, in ogni sezione della città di Liberty, però non mi ricordo qui dov'era. Guarda, ne infilo dentro anche sta auto, già che ci sono. No, perché ho 40 e qualcosa di vita, un po' poco, eh. Devo prima di tutto curarmi, prendere un cuoricino e poi fare una delle missioni, probabilmente telefonica a questo punto, perché ho fatto Asuka, Kenji e manca quella telefonica. Però prima io vorrei curarmi. Forse era qui l'ospedale, forse era per qua. Mamma mia, sti colombiani. Quanto rompono le palle. Qui c'è il telefono, però non c'è cura.
Ma era per qui l'ospedale, mi sbaglio? Ecco, hospital. Allora, ricordavo discretamente bene. Ho giocato tante volte sto gioco, però ogni tanto qualche sezione non me la ricordo. Lì dovrebbe esserci un cuore laggiù. Più grande del primo ospedale, eh? Oh. Adesso sì che va bene. Tanto armatura ne ho ancora di giubbotto. Chissà che lavoro mi farà fare il centralinista. Chiamiamolo così per semplificare le cose. E voi non l'avete presa bene, colombiani. Ok. Corsa tra gangster. No, un'altra corsa. Qui mi serve un'auto veloce. No, forse no. Sì, per la... non è difficilissimo. Allora, tre auto. Quindi... cos'è che voleva? Mamma mia, devo guardare. Briefing. Una Sentinel, una Stinger Stallion. Vabbè. La più facile ovviamente è la macchina della Yakuza, perché è subito qui. Vado da Asuka nella foto a lei. Butto di qua, voilà. E qui c'è una iosa di macchine della Yakuza. Toh, una qua. E dai. Mi permetti, Asuka? Tanto lavoro per te, eh. Ah, qui il garage, subito lì. Niente di più semplice. Ma c'entravo di qua, non me lo ricordo. Qui dentro era? Sì. Allora, la prima è una cavolata pazzesca, perché... ok. Era una cavolata pazzesca. Le altre due invece sono un po' più complicate. Perché devo tornare nel mio quartiere e prelevare l'auto. Torniamo a Portland. Probabilmente la farò un po' più lunga questa puntata per portarmi molto avanti. Una puntata sostanziosa dedicata a GTA 3. Allora, qui non so, inizio dalla mafia che è più dura. Quelli mi spareranno appena mi vedono. Ho un po' paura. Quello è già un mafioso che è pronto a incularmi. Ecco, avete visto? Ha già sparato un colpo di fucile, lo stronzo. Per fortuna non me l'ha distrutta e non mi ha fatto danno a me. No, perché i mafiosi sono i più pericolosi. Avendo il fucile in due colpi mi seccano. È vero, anche i cinesi ce l'hanno come non lo ricordavo. Quella di Diablo non... no!
quasi distrutta. Porca miseria. Vabbè che la posso far riparare. È un colpetto. Tutto a spese mie, ovviamente. L'importante è che non esploda, per il resto pazienza. Non ne farò una ragione di spendere un po' di dollaroni per aggiustare l'auto. Voilà. Andare contro i muri. Per fortuna sono tutti e due lì vicini, sia il Pen Sprite che il garage. Allora, dopo questa mi tocca prendere solo la Diablo, che non è poi così complicato. Basta andare là e fottergliela. Questo va bene, non fa niente. Gli ho distrutto il cofano, ma va bene lo stesso per loro. Voilà, auto della mafia rubata. Manca solo l'altra, l'ultima, la Diablo. Taxi, qui purtroppo il taxi non è come in GTA 3 che mi può portare a destinazione. Sono io che posso portare a destinazione gli altri, ma non il contrario. Di qua si può andare a Portland? Sì. Ora, ok, è mezzogiorno e mezza, quindi posso ancora un po' giocare. Io non ho, diciamo che prima dell'una non mangio mai, quindi si può ancora fare un qualcosina. Qui devo solo fare attenzione un po' ai cinesi. Ma come siete aggressivi. Gli va ancora giù la storia del fuoco, eh? Del lanciafiamme. Ok, sumo. Dovrei essere arrivato. Ok. Calma. Anche loro mi odiano, quelli di El Diablo. Che ormai tutte le gang mi odiano. Solo che essendo... sono i pivelli quelli di El Diablo. Alla fin dei conti vanno solo coi bastoni a mani nude. Ma che cosa, chi vogliono spaventare? Solo che non c'è un'auto del Diablo qua. Sto girando, ma non ne vedo neanche una. È arrivato il Diablo. No, non è questa qua. No, no, non capotarti. Che pippa sto coso. Prenderò quest'auto qui prima che mi capita a tiro. No, eccola lì il Diablo, eccolo lì. No, ma era qui. Ho visto male? Porca miseria, mi sembrava un'auto del Diablo, dei Diablo. Oppure sono io che ho le traveggole. Visuale, amico. Eccola lì, quella era del Diablo, l'ho persa. Qui c'è un'altra.
Ok, c'ho l'auto del diavolo. Ciao ragazzi. Non me ne frega niente che è rotta. Si aggiusterà. Porca miseria. Forse è meglio sta visuale, vedo un po' meglio. Vedo dritto perlomeno. No, la faccio riparare laggiù, non la riparo qui. Tanto adesso mi massacreranno anche i cinesi. No. Quello col bastone non fa niente, ma gli altri armati... Scusi. Parte critica superata comunque. Forse. Ci sono ancora i colombiani di là, ma non dovrei incontrarli. Tanto vanno un po' di qui, un po' di là. Fanno ammaccare l'auto. Dai, su, sta missione sta diventando troppo lunga. Però non voglio fare dei tagli, voglio farlo tutto per benino. Meno che non faccia delle gaffe che distrugga la macchina, allora in quel caso farei un taglio. Scusi, sto lavorando per lei, mi dispiace. Per voi. Dovremmo essere a posto, no? A posto, devo ancora portarla là. Là che poi subito lì. Subito qui. Va bene, va bene, va bene, siamo arrivati. Oh cavolo. Un'altra bottarella. Voilà, tutte per lei, signor capo. 10.000 dollari. C'è ancora quelle telefoniche, eh? Che dite, ne facciamo ancora una? Le telefoniche? Via. Dovrebbero essere quasi finite quelle telefoniche, ormai. Questo sembra un po' quel gioco là dove investivi i pedoni, Carmageddon. Scusi. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Forse questa me la ricordo, questa missione. Voglio quest'auto, voglio quest'auto. Mi sa che non la potrò avere, bro. Anche se corre non ce la fa. Forse ce la fa perché c'è il rosso. Sì. Thank you, amico. Forse me la ricordo, sta missione qui è bastarda. Potrei anche fallire. Quella dove esplodevano i tizi, se non erro. Dopo se fallisco perdo tutte le armi, i colpi. Sì, è quella lì, senz'altro. La missione maledetta. Questa la odiavo. Eh sì, quella del parcheggio. Questo adesso mi inseguono. Ah, devo pure muovermi, non me lo ricordavo questo. Adesso appare una lettera qui, legge. Catalina. L'ex di CJ. Muori, cane bastardo.
Erano quei pazzi fatti di Spank. Boom. Boom. Special delivery. Come to daddy. Here you go, I got a present for Tic Tac. What's on my here you go, I got a present. Here you go, I got a present for you. Here you go, I got a present for you. Oh cazzo. Here you go, I got a present for you. Oddio. Esci. Devo spararli in tutta sicurezza. Sono strafatti. Allora io faccio così. Sapete cosa faccio? Sentite le urla di sti scemi. Urlate, urlate. Io sparo di qua. Esploderà prima o poi il furgone, no? Ok, uno è andato. Forse mi conviene usare le bombe? Inquietante. Sono lì loro, no? Porca di quella miseriaccia. Toh. Ok. Ah, è lì? Sì, l'ho visto. Boom. Io vado di grana. Vogliono esplodere, li faccio esplodere molto volentieri. Che cavolo ho in mano? Ah, è lì. Oh, esplode. Ah, devo continuare a... è vero. Continuano ad apparire forse. Devo distruggere sti camion. Oh cavolo. Via. Oh cazzo. Quello sì. Vuole far esplodere. Mannaggia. Oh, fottiti stronzo. Oh, non è colpa mia, eh. Non sono io quello imbottito di esplosivo qui. Devo farli saltare tutti, è vero. Ma pure la polizia rompe le balle. Ma di qua arrivavano loro, non mi ricordo. E qui sotto o sopra, non mi ricordo. Ok, non è qui. Ah, è di lì, ok. Non può neanche arrivare di qui, fantastico. No, non volevo cadere. Porca di quella miseria. Campi Derry, ho sbagliato io stavolta. Ma dai. Volevo puntare l'arma. Il fucile da cecchino verso quegli affari. Invece mi è saltato, ho sbagliato tutto, non volevo saltare. Vabbè, mi rimetto qui, non c'è problema. Le granate, ok. Ma ha preso fuoco, non ci vedo una mazza. Ok, adesso ha preso. L'altro qual è? Quello laggiù? No, non cadere. Mi confondo sempre coi tasti. Devo sparare col tasto. Credo che sia uno di quelli, non lo so. Non mi ricordo più. Quando ero piccolo in questa missione ci morivo sempre perché non sapevo cosa fare. Faccio saltare anche questo.
Come to death. Loro cos'erano qui di sotto? Se sono qui di sotto, to. Sai che ho finito i colpi. I ho ho ho, amiche, risate del cazzo che hanno. Sono sistemati, no? Da un punto di vista... Non lo so, devo vedere un po' come fare. Intanto è diventato giorno. Praticamente ho passato una giornata intera nel gioco, ovviamente, per eliminare sti scemi. Ok, quello lo... spunta la manina. No, non sparare. Aspetta, sparare. Eccolo lì. Punto. Mi sa che ne è rimasto uno di sti scemi. Che cavolo è? Dove minchia è? Ah, è là. Top, boom. Ok, le ho fatte tutte di... Questa era una trappola, me la ricordavo bene. E ho sempre avuto un po' paura di questa missione, perché è facile restarci secchi qui, perché i kamikaze sono pericolosi. Vabbè, l'importante è avercela fatta. E così dalla droga me ne frego, non mi interessa. Che ore sono? Quanto ho passato qui? Oh mamma. Facciamo ancora una di Asuka. Se non è difficile, eh. No, l'ho sempre data quella missione lì, l'imboscata. Sì, faccio ancora quella di Asuka e ci salutiamo. Per questa settima parte, che l'ho fatta durare anche un bel po', secondo me. Voilà, questo è un capolavoro, acrobazia perfetta, infatti mi ha dato $1000, è bellissima, involontaria ma bellissima. Strong i paparazzi. Paparazzi. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Ah, devo distruggere. Ok. Come sono messo con i cor... Non ci vedo. Lì c'è la... Ah, è lui? 4 colpi. Lui resterà lì, vero? Pochi colpi, se mi dai il tempo di... Che cavolo è che rompo? Non dovrebbe fuggire, eh? Un attimo qui all'ammunition a fare una ricarichina. Soprattutto del fucile da cecchino. Un altro giro? Ok, come sono messo di colpi? Va bene. Va bene, va bene. Adesso mi odiano questi qui, anche loro, mamma mia. Sì, volevano farmi secco, vabbè. Non fa niente, non me ne frega niente dell'auto. Dov'è lui? Non mi ricordo. È qui, no? La barca è qui. Io c'ho il fucile da cecchino. Ah, l'auto della polizia posso rubare? Ricordiamoci che Claude non sa nuotare. Dove cavolo era il tizio?
Cioè non si vede un ca... Ah, è lì. Ok, così sparava. Ah, spara anche in avanti, bene. Non me lo ricordavo, allora una cavolata pare. Cioè il danno è zero però, eh. Sarà un inseguimento. Cioè è nullo il danno. Devo anticipare. È lontano, se non lo raggiungo. Poi fa doin doin. Sta dondolando sta affare. Non chiedetemi perché il danno è nullo, nonostante io stia sparando alla barca. Dai, incagliati da qualche parte. Cioè, sto sparando, ma non... Sarà una cosa lunga. Avessi avuto un lanciarazzi... Qui sì che un lanciarazzi serviva, eh. Oh, il primo danno l'ha ricevuto. Sto mirando e non lo becca proprio in una maniera. Chissà quanto si divertirà il tizio a stare in acqua. Oh. Ci sono. Non ero abbastanza vicino, adesso lo sono. C'era scritto molo atlantico, avevo letto molo adriatico, sì, non siamo in Italia ovviamente. Però è quasi andato, eh. Voilà. E grazie al cielo ho anche raggiunto un molo. Adesso io riuscirò. Ok, non sono morto, bene. A volte mi capita di cadere in acqua. Dove sono? Newport. No, sono nel... Dirmi che sono nella... No, sono nella... Sempre nella zona nuova, eh. Non sono tornato indietro, forse. No. No, no, è giusto. Va bene, noi ci salutiamo qui, questa era la settima parte dedicata a GTA 3, spero che vi sia piaciuta, noi ci rivediamo alla prossima, intanto qui c'è una vecchietta che sta portando la spesa e io da buon samaritano non l'aiuterò, quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video.